Gusti di Frontiera compie 18 anni e lo fa ufficialmente oggi a Gorizia, complice il cielo terzo dopo la pioggia della mattinata. È stato possibile tagliare il nastro nella cornice del parco del municipio. L'area è una delle novità del programma 2023, accogliendo qui gli stand istituzionali e di slow food con un vero e proprio salotto del gusto al suo centro. Sindaco, è un'edizione che parte appunto da questo nuovo borgo all'insegna dell'eccellenza del territorio. Assolutamente sì, anche perché questo è l'anno zero per quanto riguarda queste eccellenze. Il prossimo anno individueremo proprio un borgo che esprimerà l'eccellenza proprio della nostra provincia. Sarà il 15° borgo, ma questo parliamo del prossimo anno. Noi abbiamo accelerato adesso nel promuovere davvero, non come Friuli Doc, perché sono due cose diverse, complementari, non sono in concorrenza l'uno con l'altra, ma cerchiamo di promuovere sempre di più, non soltanto nel 2025, la cultura del nostro territorio, ma grazie a Gusti di Frontiera anche l'enogastronomia del nostro territorio, che a CP, che se non è cultura. L'inaugurazione è stata affidata così alla musica della Gorishki Pihalny Orchestra, guardando sempre più a Go 2025. Quella che era una banda di Nova Gorizia, in realtà grazie proprio ai finanziamenti, ai Smile Project del JECT, si trasformerà con molti componenti italiani in una banda transfrontaliera, a dimostrazione che fare le cose insieme si possono fare meglio e di più. È stata una rappresentanza massiccia, quindi di autorità, in primis della regione, quella che ha voluto presenziare all'inaugurazione, con il presidente Massimiliano Fedriga, che ha rimarcato quanto fatto in termini di promozione del territorio. Oggi inizia il triennio straordinario di Gusti di Frontiera, perché è il triennio che ci porta al 2025 e Gusti di Frontiera rappresenta quello che è Go25. L'incontro Gorizia come capitale di incontro di culture, dove le diversità vengono valorizzate e non annullate. Tra le novità 2023 inoltre c'è la prima tappa di Tiare on the Road, che ha portato in piazza Sant'Antonio una grande postazione unconventional, ricca di sorprese. Si tratta di una cupola geodetica alta più di 4 metri, che dominerà la scena in piazza Cavour e stupirà il pubblico con effetti di luce e tecnologia. Al suo interno, fino a domenica, si alterneranno attività gratuite di animazione per bambini e intrattenimento per adulti. Per partecipare, basterà iscriversi alla community Tiare on the Road.